Direttore, il mondo del calcio sta toccando di nuovo con mano le problematiche legate al Covid. Ci sono diversi giocatori positivi. Qual è il suo pensiero? Il pensiero adesso penso che sia di tutti nel calcio, sia professionistico che dilettanti, ma penso che sia anche di tutta la gente comune, perché poi noi in fin dei conti siamo gente comune, facciamo un lavoro particolare che ci espone un po' di più perché siamo un po' più monitorati su quell'aspetto dei tamponi. È normale che non è facile, però dobbiamo, come ho visto anche che ieri qualche amministratore delegato di qualche squadra di Serie A ha detto, bisogna continuare a trovare delle soluzioni, però giustamente dobbiamo trovare prima che succedessero determinate situazioni, però andiamo avanti, cerchiamo di costruire qualcosa che ci possa far stare tranquilli a tutti. Una soluzione potrebbe essere anche quella di giocare qualche partita in meno con le nazionali, per esempio? Ma no, là sono dei calendari UEFA, FIFA, per cui non è semplice questa soluzione. La soluzione è quella di, io lo sto dicendo da un po', di stare in una bolla, però chi c'ha il centro sportivo è favorito, chi non ce l'ha è sfavorito. E c'è tante situazioni che gravano sulle squadre che non è facile. Direttore, lei è legato per motivi personali alla città di Pescara e nel Pescara di quest'anno ci sono due ex giocatori del Genoa, Jarusinski e Asensio, anzi tre per la verità. Insomma, ci vuole parlare anche di questi giocatori, come li vede quest'anno con la maglia del Pescara? No, a me quello che dà fastidio è che nell'ultima annata io ho tifato il Pescara, speravo che si salvasse, anzi speravo che facesse pure ancora meglio. E degli attacchi sul personale che non mi piacciono, e se qualcuno ha da dirmi qualcosa sa dove trovarmi, voglio dire. E mi ha dato proprio fastidio, ma più che altro per la mia famiglia. Io il mio lavoro lo so che vivo in base ai risultati, però se io do una mano al Pescara è perché ci tengo, perché mi faccio vedere in giro, non certo mi nascondo, e della pubblicità a regresso senza farsi vedere. Io preferisco lo scontro e poi andare a cena la sera e chiarirsi, però io quello che faccio e ho fatto lo faccio per il bene del Pescara, per cui dei giocatori che sono stati comprati o venduti dalla mia squadra qui penso che abbiano fatto bene. Quest'anno Jarosinski, Omeonga e Asensio, penso può parlare anche il mercato, che erano giocatori che avevano altre situazioni. Poi è normale che con i rapporti con la città, che è una città importante, una tifoseria ambiziosa, Asensio, Omeonga e Jarosinski preferiscono venire qua, però questa è la situazione. A me dispiace per la mia famiglia, io neanche ci penso, perché che ci devo pensare se avessi la coda di paglia, però sono tranquillo e penso che l'anno scorso il campionato non è andato come doveva, però Galano è uno che ha fatto tanti gol, e Machine era stato lì e aveva fatto bene, l'anno prima me l'ho tenuto e aveva fatto una partita comprandolo al Pescara, per cui se non do una mano io non vedo gli altri in generale. D'Aversa cosa ci può dire visto che siamo a Pescara? D'Aversa sta bene, si sta riposando, ma sta bene nel senso positivo, nel senso che penso che la prima panchina in Serie A che si dovesse liberare lui sarebbe pronto. E viene da 4 anni fatti alla grande, abbiamo fatto qualcosa di straordinario insieme, io con lui e lui con me, siamo amici per la pelle, ci diciamo tutto in faccia e andiamo avanti così. Io spero che possa trovare una squadra quanto prima e dico pure che a lui ha bisogno pure un attimo di staccare, perché sono stati degli anni intensi. Direttore, per chiudere, tornando al Genoa, tanti positivi negli ultimi giorni, ora la situazione è un po' migliorata, però ci sono ancora una decina di giocatori che sono alle prese con questo virus. Sì, ma anche oggi è cambiato anche il protocollo, che basta un tampone negativo. Sì, è tutto bello, si sta cercando di vedere una schiarita, però i giocatori sono da 15 giorni che non si allenano, che sono chiusi in albergo, da soli chiusi, tra un po' vanno a sbattere la testa contro il muro, contro il televisore. Per chiudere, tornando al Pescara, secondo lei che campionato sarà quello di Serie B di quest'anno, e secondo lei che ruolo potrà recitare il Pescara in questo torneo? Il campionato è un campionato sempre difficile, io
grazie a Dio. Poi volevo ricordare a quelli che si mi attaccano da dietro, no? Che io sono quello che ho perso la finale playoff col Trapani, sempre io sono, per cui Fu anche espulso, se non ricordo male, sì, in quella partita. Ma non per attaccare qualcuno del Pescara, era più per attaccare qualcuno che era singolarmente lì in mezzo al campo, però era più pure una situazione di nervoso, ma non era... lo vedo un campionato tosto, ci sono sempre delle sorprese, vedi l'anno scorso, vedi 2 anni fa, è normale che io mi auguro e spero che si possa fare bene, da archiviare subito la sconfitta di Reggio, perché seguo e mi rammarico quando vedo che sullo 0-0 si sbaglia il rigore e poi si perde 3-0, non è bellissimo, però penso che dagli errori, penso anche da una struttura a Reggio che forse non era adatta a giocare, si possa migliorare.